l'evento finale della campagna Nastro Rosa, che è la campagna della LILT, la Liga Italiana per la lotta contro i tumori, che è appunto la giornata conclusiva, un'iniziativa voluta fortemente dalla sezione provinciale della LILT, retta dal dottor Enzo Battarra. È stato scelto il Museo Campano, non a caso, perché questo è il luogo, il regno Idea, delle matres. Noi siamo con Don Peppino Centore. Questo luogo, una storia, ma anche un'identità di grande attualità. allora diciamo con un passo retrospettivo che nella storia religiosa e sociale dell'umanità la prima stagione è stata dominata dal matriarcato. Sono consegnate alla storia della civiltà civico-religiosa, statue della dea madre che risalgono uno a 20.000 anni prima di Cristo, un altro in Turchia in 7.000 anni. Ed è stato il culto della dea madre quello che più a lungo si è protratto nei secoli. Per cui questa stupenda collezione in tufo delle matres matute in realtà non nascono in un vuoto pneumatico, ma sono come l'ultimo anello di una catena che ha attraversato i secoli e hanno una duplice valenza. Sul piano artistico sono un prodotto locale e per la materia e perché questa materia è stata trattata da artigiani o artisti locali. Erano ex voto che venivano offerti alla dea madre o le donne sterili per ottenere la maternità, o avendo ottenuto i figli per ringraziare la dea. Ed è una collezione unica al mondo, sia perché è un prodotto, cioè in un tempo in cui l'arte era dominata dalla statuaria greca, Sfidia, Prassitele, Scopa. Questo è un prodotto assolutamente indigeno e quindi anche una testimonianza dell'operosità degli artigiani, degli artisti locali, ma anche della religiosità. In un tempo in cui dominava l'Olimpo greco, il Pantheon romano, i capuani onoravano unicamente questa dea madre, ancorché tanti templi da cui sono derivati i nomi dei paesi. Giano, Casabulla, Apollo, la dea locale era la dea madre, quindi anche l'emblema della femminilità, della maternità. E chiudo con un piccolo riferimento biblico. La creazione è venuta per gradi di perfezione crescente. Prima il sole e le stelle, il mondo minerale, poi le piante, il mondo vegetale, poi il mondo animale, poi l'uomo tratto dalla terra, poi la donna dall'uomo. Quindi è la donna il vertice di questa catena perfettiva della creazione, che è la più grande, più bella immagine di Dio. Così come la Vergine Maria ha ricapitolato in sé la bellezza di Venere, la sapienza di Atene, la fecondità della Dea Madre, ed è il capolavoro delle mani di Dio, in modo tale che Dio potrebbe creare mille miliardi di mondi più perfetti, armoniosi, belli della creazione esistente, non può creare una persona più che abbia dignità più alta di Maria. Chiudo perché la grandezza di una creatura deriva dal grado di intimità col creatore, ma noi non riusciamo a concepire un rapporto più intimo con Dio che essere come donna, madre di Dio e anche madre nostra. Madre di Dio per tutto tenerci e madre nostra per tutto donarci. Auguri e buon Grazie, grazie Don lavoro. Peppino. Dunque, stasera saranno le matres a vegliare su questo nostro incontro. Allora, noi la ringraziamo.